Benvenuti. Ci troviamo a Vasto per parlare di uno degli istituti più longevi del territorio, l'Istituto Tecnico Statale di Vasto, a cui è stato dato il mio nome. Sono Filippo Palizzi e oggi scopriremo insieme il passato, il presente e il futuro di questa scuola. Siamo nel 1922, precisamente il 28 luglio, quando venne istituito il commerciale a Vasto. Nel settembre successivo, l'allora sindaco Florindo Ritucichini ne pubblicizzò l'iscrizione al primo anno, elencando tutti i possibili utilizzi del diploma. Successivamente, con il regio decreto del 15 giugno 1925, un grande manifesto annunciò alla città la reggificazione dell'istituto commerciale comunale. Il complesso venne intitolato a Nicola Paolucci, padre dell'onorevole Raffaele. Nel 1926, con la chiusura della sottoprefettura, l'edificio venne ristrutturato ed utilizzato dal 1 ottobre 1927 come sede dell'istituto e, a partire dal 1941, venne aperto l'indirizzo geometri. Nel 1944 il commerciale cambiò la sua denominazione da Nicola Paolucci in Gabriele Smargiassi, ma dopo nemmeno un anno, il 10 gennaio del 1945, cambiò nuovamente identità, e questa volta definitivamente, in mio onore. A causa della frana, nel 1956 la stabilità della scuola fu compromessa, causando la demolizione nel decennio fra il 1962 e 1972. Dopo essere stato ospitato in varie sedi, dall'anno scolastico 1984 al 1985, l'istituto commerciale e per geometri venne definitivamente trasferito nella sua sede attuale, in via dei Conti Ricci. Negli anni la scuola ha ampliato la sua offerta formativa con nuovi percorsi di studio come grafica e comunicazione e l'articolazione geotecnico per il CAT nel settore tecnologico. In quello economico, invece, sono nati il corso turismo, le articolazioni sistemi informativi aziendali e relazioni internazionali per il marketing. L'attività d'aula si integra con quella pratica nei laboratori di fisica, chimica, costruzione, lingue, informatica, contabilità, fotografia e nei due modernissimi laboratori per la grafica. Nel PTOF, il piano triennale dell'offerta formativa, sono esplicitate la mission e la vision della scuola, nata 100 anni fa e punto di riferimento per intere generazioni di studenti. Tra i progetti di punta dell'istituto ci sono i PCTO, ossia percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, che inseriscono gli studenti nel mondo del lavoro attraverso stage in aziende e progetti di mobilità traslazionale Erasmus+, che proiettano l'istituto in scenari internazionali. Negli ultimi 2 anni sono oltre 200 gli studenti che hanno soggiornato in Irlanda, Spagna, Portogallo, Francia e Germania, effettuando degli stage lavorativi. L'offerta si è arricchita ulteriormente con i PON, corsi per acquisire competenze extrascolastiche. Lizzet Palizzi celebra i suoi primi 100 anni con un occhio attento alla tradizione e uno proiettato nel futuro. Potenziamento ulteriore della TIC, nuovi laboratori, implementazione della mobilità, creazione di ulteriori partenariati e collaborazione per radicare ancora di più la sua presenza sul territorio e avvicinare sempre di più i suoi studenti al mondo del lavoro. Questi sono alcuni dei progetti in cantiere per i prossimi anni scolastici. Questo è quel che è successo, succede e succederà. Grazie di averci seguito fin qui. Alla prossima!